Ciao Giulia, ciao Alessandra, ciao a tutti. Siamo quasi pronti per iniziare questa sera. Ciao Monica, ciao, ciao, ciao. Allora, che ore sono? Sono quasi le nove e mezza, quindi fra poco iniziamo. Intanto alzo un po' questo, così mi vedete meglio, almeno spero. Spero che mi sentiate bene. Ciao Roberta, ciao Damiano, ciao a tutti. Stasera parliamo di mondi invisibili è uno dei nostri argomenti preferiti si parlerà sempre di psicologia e precisamente di psicologia esoterica e ancora più, più precisamente di nuova psicologia di sintesi mi presento per quelli che ancora non mi conoscono ciao Antonella ciao Elena ciao Laura io mi chiamo Francesco De Falco ringrazio tantissimo Focus Enrico e Anna Tamburini per la loro ospitalità anche questa sera e ringrazio voi per essere presenti. Io sono uno studioso di psicologia esoterica, sono un ricercatore evolutivo e mi occupo di sviluppo e crescita personale e di gruppo. E stasera spero che tutti insieme faremo un bel percorso per la nostra trasformazione di gruppo. Siccome è un percorso appunto di gruppo, io vi chiedo proprio esplicitamente di interrompermi se c'è qualcosa che io vi racconto che non capite o qualche domanda che volete farmi durante questa chiacchierata. Postatemi le domande e i commenti qui sotto nella chat, in modo che io possa darci un'occhiata, fermarmi e rispondere alle vostre domande. Questo è molto importante perché le domande di ognuno di voi possono aiutare tutto il gruppo a indirizzarmi nella direzione più evolutiva per voi. Quindi io eviterò apposta di recitare un discorso a memoria, andrò a braccio, ciao Monica, perché ci tengo a darvi delle conoscenze pratiche per il quotidiano, non solo delle conoscenze teoriche, perché le conoscenze teoriche di per se stesse non sono utili. Anzi, possono aumentare il nostro chiamiamolo orgoglio spirituale, che nasce dal fatto di pensare di saperne più di altri. Noi invece cerchiamo, ciao Giulia, delle conoscenze pratiche trasformative che possono migliorare noi stessi e il nostro rapporto con gli altri. Ciao, Fiordaliso, benissimo. Adesso più o meno ci siamo, le nove e mezza sono passate, quindi io direi che possiamo iniziare. Ciao Valeria e a mano a mano che ci aggiungiamo, proseguiamo il nostro viaggio nei mondi invisibili. Stasera, come vi dicevo, si parlerà di nuova psicologia di sintesi. Io vi mo mostro ancora una volta il logo della nuova psicologia di sintesi con questi tre simboli geometrici, uno dentro l'altro, il quadrato, il triangolo e il cerchio. Il quadrato riguarda la nostra personalità, costituita dal nostro corpo fisico denso, dal nostro corpo fisico eterico, dove troviamo i chakra, dal nostro corpo emotivo e dal nostro corpo mentale. Questa sera parleremo principalmente di questi quattro centri di coscienza. Ciao Edoardo, ciao Gabriella, ciao a tutti. Poi ci sposteremo gradualmente, inizieremo questo viaggio verso il triangolo, il triangolo con i centri di coscienza del sé superiore, che possiamo chiamare luce, amore e volontà. Li toccheremo appena questa sera e poi casomai proseguiremo a parlarne un po' più avanti in altre serate. E poi al centro troviamo il cerchio dello spirito, ovvero la nostra essenza spirituale più profonda. Che ancora in un certo senso dobbiamo contattare, non sappiamo ancora in un certo senso che esiste veramente. Ciao Teresa. Ok? Allora cominciamo il nostro viaggio. Questo primo, questa prima tappa del nostro viaggio, perché stasera consideriamola una prima tappa di questo viaggio. Allora cominciamo a parlare di questi piani sottili. Ciao Michela. Allora, questa è psicologia esoterica. Adesso vedo se riesco a farvi vedere. Ecco, perché con questa illuminazione purtroppo eh, non riesco a far vedere bene. Mm, vediamo un po' se si vede. Mm, no, ecco, forse così. Vedete qua ci sono dei piani differenti. Uh, vediamo un po' se riesco a allargare un po' questa scena. Vediamo i primi tre dal basso. Qui c'è scritto piano fisico, piano emotivo o astrale, piano mentale. E vedete che il piano mentale è diviso in due da una linea tratteggiata, vedete? Perfetto, allora. Innanzitutto consideriamo che questi piani di esistenza sono sette presi complessivamente. Noi adesso vedremo i primi tre dal basso. Sette piani di esistenza perché il nostro universo è costruito sul numero 7, il che vuol dire che torna spesso il numero 7 in ciò che esiste nel nostro universo. Sette note musicali, sette colori dell'arcobaleno, sette raggi, per quando studieremo la psicologia dei raggi, sette piani di esistenza e sette centri di coscienza dell'uomo. Questi piani di esistenza, vedete qui, sono disegnati uno sopra l'altro, come se fossero impilati uno sopra l'altro, ma così non è. Allora, innanzitutto vi segnalo che tutte queste informazioni, compreso questo diagramma, li trovate nel mio libro La via per Shambhala. Che trovate ciao Laura, che trovate nel mio sito Nuova psicologia di sintesi alla voce libri. Quindi, se volete approfondire questi argomenti, potrete farlo leggendo il libro La via per Shambhala. Ciao Maria, però nel frattempo vi racconto che questi piani di esistenza non sono impilati uno sull'altro, si compenetrano tra di loro nello stesso spazio. Come mai? Com'è possibile questo? Io faccio sempre questo esempio: ovvero un recipiente di vetro trasparente dove mettiamo, che riempiamo di sassi, ok? Alla fine è pieno, però. Possiamo aggiungere della ghiaia e vediamo che la ghiaia ci sta in questo vetro trasparente. Poi, dopo la ghiaia, ci aggiungiamo della sabbia e vediamo che la sabbia sta nello stesso spazio. Poi, ci aggiungiamo dell'acqua e vedete che l'acqua ci sta. E poi, alla fine, del gas e vedete che ci sta anche il gas. Abbiamo messo diverse sostanze a diversa densità nello stesso spazio. Qualcosa del genere. Ciao! Francoforte e qualcosa del genere succede con i piani di esistenza. Sono dei piani a diversa densità che si trovano tutti nello stesso spazio, quindi non è che il mondo materiale è in basso e il mondo spirituale è in alto, sono tutti qui dentro di noi. Dentro di noi esiste il corpo fisico denso che conosciamo bene, il corpo eterico. Dove troviamo i chakra, i centri di coscienza che chiamiamo chakra, che sono dei vortici di energia che distribuiscono una sorta di energia elettromagnetica di natura eterica a tutto il corpo eterico, attraverso la rete dei nadi, che è una rete parallela al nostro sistema sanguigno. Il sangue è vita e anche la circolazione eterica. È vita. Noi conosciamo una parte del corpo eterico che sborda fuori dal corpo fisico. Alcuni sensitivi la chiamano Laura. L apostrofo aura. L'aura è quella parte del corpo eterico che sborda dal corpo fisico denso e può essere anche fotografata con fotografie ad alta frequenza. Il corpo eterico ha una natura elettromagnetica, è la controparte eterica del corpo fisico. Ecco perché è chiamato anche a volte nella letteratura esoterica il doppio eterico, perché è come una, un secondo corpo fisico, più sottile di quello fisico. Benissimo. Oltre al di là... Del corpo eterico troviamo il piano emotivo o astrale, dove troviamo il nostro corpo emotivo o astrale. Questo è nostro, un altro nostro centro di coscienza, un centro di coscienza che conosciamo bene, perché spesso ci entriamo quando sogniamo. Oppure per quelli che hanno avuto l'esperienza quando ci dissociamo per un po' di tempo dal nostro corpo fisico, per esempio nelle cosiddette esperienze di premorte. Ne avrete sentito parlare perché ormai è di conoscenza comune quella dell'esperienza dell di premorte, esperienze in cui una persona in seguito a uno shock fisico sviene o va in coma e vede se stesso, o meglio, vede il suo corpo fisico dall'esterno, separato da lui. Lo vede di lato oppure lo vede dall'alto. In entrambi i casi da dove vede il corpo fisico, dal suo corpo emotivo o astrale, che si è separato temporaneamente dal corpo fisico, in seguito a questo shock e quindi magari vede dall'esterno i tentativi dei medici di rianimarlo e può anche riferire e dopo anche riferire ciò che accade al suo corpo fisico una volta che rientra nel corpo fisico. Roberta mi dice anche i viaggi astrali rientrano in questa categoria, diciamo, assolutamente sì. I, nei viaggi astrali, per quelli che ne fanno o durante il sonno o durante la veglia, dipende, c'è cioè chi ha capacità di sdoppiarsi anche durante la veglia, ci si proietta in un centro di coscienza diverso dal corpo fisico, dal cervello fisico, appunto nel corpo astrale e ci si sposta in uno spazio differente. Ecco. Mh, questo accade anche nei sogni perché sapete ci sono sogni di tanti tipi diversi i sogni non sono tutti uguali allora quelli più banali sono una rielaborazione delle nostre esperienze di veglia all'interno del nostro cervello fisico mentre dormiamo la nostra coscienza in questi casi non si sposta dal nostro cervello fisico non fa viaggi fuori da noi ma rielabora esperienze recenti, esperienze passate, esperienze infantili e crea un teatro all'interno della mente e del cervello per rielaborare tutte le esperienze che possono averlo colpito soprattutto emotivamente. Ciao Claudia, in questi casi non ci spostiamo oltre i limiti del cervello fisico. Questi sono i sogni di cui parlava Freud. Spesso si muovono tra due estremi, l'estremo della paura, cose da cui scappiamo nei sogni, che ci spaventano, e l'estremo del desiderio, cose che ci fanno piacere, tentativi di realizzare dei nostri desideri all'interno del, del mondo dei sogni. Ciao Anna, ciao, ciao. A presto. Ciao Gina. Ecco, sono tentativi di realizzazione del desiderio, di desideri che viviamo nel nostro corpo fisico, nel nostro corpo cervello fisico durante la veglia e li viviamo anche nei sogni. Questi sono sogni tra i più banali. Poi però, come diceva giustamente Roberta, ci sono anche delle esperienze astrali vere e proprie che poi possiamo vivere durante i sogni. Per esempio, esperienze in cui cominciamo a sentire di spostarci oltre i limiti del nostro cervello fisico, ciao Maria Antonietta, e spostarci al di là, lontano, magari volando, magari incontrando delle entità diverse da noi. Cominciamo magari a percepire delle cose differenti. Per esempio nei sogni possiamo sentire degli scossoni, degli scossoni che ci comunicano che ci stiamo spostando nella nostra coscienza dal cervello fisico al corpo astrale o viceversa che stiamo rientrando da un'esperienza astrale all'interno del nostro corpo fisico. In entrambi i casi possiamo sentire come uno scossone interno la sensazione di spostarci o di cadere. Per esempio possiamo comprendere che stiamo vivendo, vivendo un'esperienza astrale se abbiamo la sensazione di volare e cominciamo a percepire questa sensazione anche a livello tattile. Intendo con un rumore di vento, un vento astrale, una sensazione di vento sulla nostra pelle o dei sogni estremamente vividi con dei colori estremamente forti ciao Giuseppe ciao Donatella ciao Gilda toni mi dice ho sognato una vita reincarnata l'altra notte ecco si possono avere anche esperienze in cui ci sembra di rievocare ricordi di vite vissute precedentemente alla nostra attuale, in epoche passate. Anche qui bisogna distinguere perché questi ricordi non sono sempre autentici ricordi di altre vite. Per esempio, Possono anche essere dei, delle esperienze che noi viviamo nel palcoscenico della mente e che la nostra mente colloca in altre epoche perché rielaboriamo nostre paure, nostri desideri, eh, timori, ansie, eccetera, proiettandole in epoche diverse dalla nostra. Questo può indicare. Un ricordo autentico di un'autentica vita precedente oppure può indicare una semplice rielaborazione di tematiche individuali all'interno del palcoscenico della nostra mente, come se la nostra mente e il nostro cervello fossero degli autori teatrali, tipo Shakespeare, per intendersi, che creano degli spettacoli attraverso delle vicende immaginarie. Capite? Quindi non sempre i sogni indicano esperienze astrali o indicano veramente vite precedenti, dipende. Gina mi dice, mi è capitato uno scossone in sogno come se qualcosa mi avesse colpito. Può essere, può essere che questo scossone derivi come si diceva. Da uno spostamento della tua coscienza, della nostra coscienza, dal corpo fisico al corpo astrale, o il contrario, dal corpo astrale al corpo fisico? Mi pare di aver sentito, dice Roberta, che i viaggi astrali si possono guidare, cioè farli come vogliamo e andare dove vogliamo. È vero? Ni. Nel senso che. Può capitare che queste esperienze ci portino un po' dove loro desiderano, oppure che noi possiamo guidare in un certo senso le nostre esperienze. Questo capita anche nei sogni. Li chiamano sogni lucidi. La prima fase del sogno è non ci rendiamo conto che stiamo sognando. Scambiamo la nostra esperienza di sogno per un'esperienza di veglia. E quindi davanti a un evento spaventoso ci spaventiamo, davanti a un evento gioioso gioiamo, scambiandolo per un evento reale. Questo non è un sogno lucido, capite? Perché non ci rendiamo conto che stiamo sognando. In altri momenti invece possiamo vivere un sogno lucido, cioè un sogno in cui ci rendiamo conto che stiamo sognando. Sappiamo che che non è un'esperienza reale del piano fisico. Ci rendiamo conto che siamo all'interno di un mondo immaginario e ci lasciamo portare da, questa, da questo mondo, consapevolmente. Questo è un sogno lucido. La seconda fase dei sogni lucidi è che possiamo modellarli un po' a nostro piacimento. Ci rendiamo conto che stiamo sognando e visto che sogniamo, modelliamo la nostra esperienza di sogno, magari alterandola, capite? La stessa cosa nei viaggi astrali. Possiamo, per esempio, immaginare in un viaggio astrale di andare su una bella spiaggia con il sole. Può succedere, può succedere che possiamo guidarli. A me in genere non capita, eh, ve lo dico, ma magari qualcuno di voi può capitare. Allora, qualcuno mi chiede come si può fare un viaggio astrale, come provocarli? Adesso lo diciamo. I sogni lucidi, cioè quelli in cui si realizza che si sta sognando e si può cambiare il finale, sono viaggi astrali? Dipende. Possono essere dei sogni che avvengono solo dentro il nostro cervello, in cui rimaniamo con la nostra coscienza all'interno del cervello. Oppure possono essere dei viaggi astrali in cui ci spostiamo nel corpo astrale. In entrambi i casi possiamo dirigerci dove preferiamo, se ci riusciamo. Potrebbe essere anche una sorta di botta, uno scontro tra auto? Potrebbe. Un amico trapassato ci svela attraverso i sogni fatti che accadono regolarmente lasciandoci sgomenti. Esiste una spiegazione? Allora, può essere un vero contatto con un'entità trapassata o può essere che la nostra coscienza ci comunichi attraverso eh, la controfigura di una persona che non esiste più ma non è detto che sia veramente un'entità trapassata. Teniamo presente che nell'ambito dei viaggi astrali e delle comunicazioni astrali spesso entriamo in contatto con entità che dicono di essere un nostro eh, parente trapassato, un angelo, un maestro spirituale. Un personaggio famoso del passato, un politico, un compositore, uno scrittore, eccetera, ma non è detto che siano veramente ciò che dicono di essere. Capite? Quindi a volte si tratta di entità che dicono di essere ciò che non sono e a volte si tratta della nostra coscienza che si manifesta attraverso delle, mh, dei mascheramenti per comunicarsi qualcosa. Loredana mi dice quando faccio sogni premonitori li conosco dal tipo di densità che è diversa dai soliti sogni. Perfetto, Loredana, è proprio così. Noi attraverso le esperienze che facciamo nel mondo dei sogni cominciamo gradualmente a eh, sviluppare una sorta di sensibilità che ci porta a differenziare i sogni banali, le esperienze astrali, i viaggi fuori dal corpo, le comunicazioni che possono essere più o meno importanti. Al risveglio, mi dice Alessandra, mi arrivano delle parole, ma è difficile spesso capirne il significato. Io suggerisco sempre, a questo proposito, di tenere un quaderno, quaderno dei sogni o quaderno evolutivo o diario evolutivo, sul comodino con una penna, in modo tale che se durante i sogni ci arrivano dei messaggi significativi, delle visioni che secondo noi sono importanti oppure dei simboli geometrici o di altra natura che compaiono nei sogni, possiamo disegnarli o scriverli non appena ci svegliamo. Perché sapete, il momento migliore per scrivere qualcosa è non appena ne abbiamo la possibilità, dopo svaniscono. Noi pensiamo che il ricordo si mantenga e di poterli scrivere queste cose in un secondo tempo, ma spesso non è così. Spesso le cose o le scriviamo subito o le scordiamo. Quindi è importante mantenere un diario delle nostre esperienze, in modo tale da scrivere. Scrivere tutto? No. Non scrivere tutti i sogni che facciamo. Solo quelli che sentiamo che sono significativi. A mano a mano che lo facciamo, svilupperemo la sensibilità necessaria per distinguere le esperienze oniriche più significative da quelle più banali. Capite? Alessandra mi dice, due mesi dopo la morte di mia figlia ho incominciato a sognarla, la vedevo in diverse situazioni nelle quali lei mi faceva vedere che tornava in vita. Può essere stato un vero messaggio di mia figlia per indicarmi che la vita non finiva con la morte? Potrebbe essere, potrebbe essere, può essere, ci sono due casi. O è la tua coscienza che utilizza eh, l'immagine di tua figlia per comunicarti che la vita prosegue anche oltre la morte, oppure si tratta proprio di tua figlia che te lo comunica direttamente. Tutte queste esperienze ci aiutano a comprendere gradualmente che noi non siamo solo il corpo fisico, che la nostra coscienza preesiste al nostro corpo fisico, esisteva già prima della nostra nascita e continuerà a esistere dopo la morte del nostro corpo fisico. Quindi questi sogni sono importanti, altrettanto importanti sono le esperienze di premorte che abbiamo detto prima, altrettanto importanti sono i viaggi astrali. Cominciamo a percepire che la nostra coscienza non si identifica col nostro cervello e basta. La nostra coscienza è anche dentro il nostro cervello. Non esclusivamente nel nostro cervello. Capite la differenza? È la differenza che c'è tra la psicologia occidentale, che si studia nelle università, e la psicologia esoterica. La psicologia occidentale studia solo ciò che avviene all'interno del nostro cervello, del nostro sistema nervoso, eccetera. Invece, la psicologia esoterica cerca di indagare anche oltre ciò che è il nostro cervello, il nostro sistema nervoso, nei piani di esistenza non fisici. Il primo piano di esistenza non fisico che noi incontriamo è appunto il piano astrale, quello di cui stiamo parlando adesso. Teresa mi dice: A me è successo più di una volta di sentirmi paralizzata da una forza orribile, di essere nel panico totale e non riuscire neppure a urlare, come se non avessi più voce, una sorta di impotenza. E chi mi dorme vicino mi dice che mi sente piangere e in flebile lamento. Cosa vuol dire? Si tratta di solito di manifestazioni di paure, ansie. Che noi ci portiamo dentro anche nello stato di veglia durante il giorno, solo che durante la veglia noi riusciamo a controllarle meglio, a tenerle un po' più represse, al di sotto della nostra consapevolezza. Nei sogni e nel sonno, certe, mh, un certo controllo che esercitiamo su noi stessi tende ad allentarsi. Ed ecco che le nostre paure, i nostri timori emergono. È come se questi sogni, queste esperienze, ci chiedessero di andare a vedere le nostre paure e rielaborarle, di guardarle un po' più da vicino. Questo va fatto anche durante lo stato di veglia. È un segnale, è un segnale che nel sonno noi stessi mandiamo a noi stessi. Queste paralisi notturne, queste paure, esistono anche durante lo stato di veglia. Sarebbe bene cominciare a darci un'occhiata, magari insieme a una persona che ci possa aiutare. Gabriella ci dice: I farmaci per dormire non fanno ricordare i sogni? A volte no, dipende, a volte ci anestetizzano, per cui andrebbero adoperati solo in casi di estrema necessità. Un po' perché eh, creano una certa assuefazione e un po' perché ci anestetizzano. Per cui, eh, se si riesce eh, a rilassarci maggiormente durante la giornata e riuscire a dormire anche senza, riusciamo a rielaborare meglio la nostri, i nostri sogni sicuramente. Ultimamente, sogni dei numeri, date, orari. Penelope ci dice che ultimamente sogna dei numeri, date e orari. Scrivili, perché magari al momento non ti rendi conto che significato hanno. In un secondo momento potrebbero emergere dei significati, magari collegati alle esperienze che tu fai nello stato di veglia durante il giorno, esperienze passate o esperienze future. Prova a vedere. C'è un messaggio di Lorena che forse non ho visto. Ah, ecco, ho sognato il terremoto, mi sono svegliata spaventatissima. Era come se un minuto prima di svegliarmi l'avevo sentito davvero. Ecco, questo può essere tante cose. Allora, un terremoto nei sogni può essere l'emergere di una paura, ma può essere anche uno scossone che arriva dal. Uno scossone benefico, cioè una percezione di una trasformazione che comincia a emergere nella tua coscienza. Che cos'è un terremoto, infatti? È qualcosa che scuote la terra ci dà uno scossone liberatorio, c'è cioè una liberazione di energia. Quindi sognare un terremoto significa anche sognare una profonda trasformazione di noi stessi o avere una premonizione di una profonda trasformazione che stiamo cominciando a vivere, una trasformazione benefica, una trasformazione evolutiva in cui nuove energie si stanno liberando dentro di noi, un po' come nel, ta, nel tarocco della torre, nell'arcano maggiore dei tarocchi della torre, nella torre che c'è. Una, un fulmine che scoperchia una torre e libera delle energie che prima erano costrette dentro una struttura. Capito? Eh, ecco. C'è chi invece mi dice che ha visto nei sogni una, una figura geometrica, come una piramide. Ecco, le figure geometriche possono essere importanti perché cominciano a manifestare eh, dei significati evolutivi. Le figure geometriche consiglio di disegnarle. Potrebbero trattarsi di piramidi, triangoli, cerchi, occhi all'interno di una piramide, come nella simbologia massonica. Sono spesso dei simboli di risveglio ovvero dei segnali come il terremoto, che eh, ci dicono che stiamo cominciando a vivere un percorso di risveglio, a un, un percorso di risveglio evolutivo spirituale, che vuol dire che è bene che noi cominciamo ad approfondire tutto ciò che può essere il mondo spirituale, perché potrebbe essere giunto l'ora per noi, capite? Come col terremoto. Ilaria mi dice: Io ho sognato mia nonna materna che è morta. Lei sorridente mentre io volevo parlarle, ma non mi riuscivo, usciva la voce, ero impaurita. Poi mi è uscita un filo di voce. Queste sono esperienze in cui cominciamo a entrare nell'idea, che ci diventerà sempre più familiare, che è possibile la comunicazione al di là del velo della morte. E che il velo della morte non è un addio per sempre, ma un arrivederci. Questo è molto importante. All'inizio abbiamo paura, non mi usciva la voce, ero impaurita, ci dice Ilaria, però piano piano mi è uscito un filo di voce, che vuol dire che stai superando la tua paura. A mano a mano che superiamo le nostre paure, questo tipo di comunicazioni ci risulteranno più facili e più familiari. Adesso non posso rispondere chiaramente a tutti i messaggi, ne vedo qualcuno qua e là. Per esempio, Arianna ci dice, esistono delle tecniche che ci aiutano a essere consapevoli durante un viaggio astrale? Allora, questa è una domanda molto importante che può essere utile per tutto il gruppo. Prima vi dicevo del diario evolutivo da tenere sul comodino del letto con una penna. In modo da prendere appunti delle vostre esperienze notturne. Questa è la prima tecnica che vi aiuta a diventare più consapevoli nelle esperienze oniriche. Un'altra un tecnica, prima di addormentarsi, è quella di fare un piccolo rituale interiore. La tecnica del rituale interiore è una tecnica di settimo raggio, parleremo dei raggi magari un'altra serata. Ed è molto importante perché l'era dell'acquario in cui stiamo entrando è un'era di settimo raggio, il raggio, l'energia del rituale interiore. Quindi è importante che noi ci familiarizziamo con questa energia e impariamo a svolgere dei piccoli rituali interiori propiziatori. Per esempio, questo: se noi vogliamo diventare più consapevoli dei nostri sogni e dei viaggi astrali, prima di addormentarci non da distesi ma possibilmente da seduti magari nel letto chiudiamo gli occhi in questo modo e ci concentriamo e chiediamo al nostro sé superiore aiutaci a ricordare le esperienze che facciamo che faccio durante la notte mentre dormo aiutami a ricordare ciò che è utile per me durante queste esperienze. Aiutami a distinguere tra i sogni banali, i sogni che hanno un significato evolutivo per me e le esperienze astrali. Così sia. Ecco, questo piccolo rituale ripetuto tutte le sere ci aiuta, sera dopo sera, a diventare più consapevoli durante il sonno e a mano a mano che ci arrivano dei messaggi che sentiamo importanti li scriveremo al risveglio nel nostro diario evolutivo ok questa è la prima lezione per casa per chi è interessato a diventare più consapevoli durante il sonno benissimo Ok? Chi desidera fare viaggi astrali fa la stessa cosa con questo rituale interiore e lo fa costantemente tutte le sere, almeno per 21 giorni, per un ciclo di 3 settimane. Ok? E poi appunta nel suo quaderno ciò che emerge durante la notte. Donatella mi chiede che significa essere in un sogno dentro un sogno. Allora, può accadere, per esempio, a me è accaduto qualche volta che sto sognando, mi rendo conto che sto sognando, mi sveglio, ma non mi sveglio nel mio stato di veglia, mi sveglio all'interno di un altro sogno, capite? Una cosa strana, particolare. Credo di essermi svegliato e in realtà sto ancora sognando, ma sono all'interno di un sogno differente da prima. Capite? Questo è essere in un sogno dentro un sogno. Capite? È molto particolare. Può capitare. Io vi suggerisco anche di vedere un film. Lezione per casa numero due. Guardate un film che si chiama Inception di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio. Ve lo scrivo qui sotto. Ok? Perfetto. Perché in questo film eh, si comincia a capire i vari piani, i sottopiani, che si possono essere all'interno del piano astrale. Guardatelo con cura. Poi eventualmente ne parliamo in un'altra serata, in cui cominceremo a parlare dei piani di esistenza da un punto di vista ancora più profondo. Comunque, in questo film si parla di un individuo interpretato da Leonardo DiCaprio, che ha la capacità di entrare all'interno dei sogni di altre persone per carpire i loro segreti. E all'interno di questo film si vivono delle esperienze astrali condivise, che vuol dire che la coscienza astrale e i corpi astrali di diverse persone si ritrovano tutte insieme nello stesso spazio condiviso e possono vivere delle esperienze insieme, come quelle che noi viviamo durante il giorno, nel, eh, nel piano fisico. Capite? Come nel piano fisico. Noi viviamo delle esperienze in cui incontriamo altre entità diverse da noi in uno spazio condiviso, che è il piano fisico, così durante il sonno possiamo vivere a volte delle esperienze astrali in cui incontriamo altre entità diverse da noi in uno stesso spazio che non è nel piano fisico, è nel piano emotivo astrale ma è sempre uno spazio condiviso con delle regole differenti rispetto al piano fisico per esempio possiamo spostarci molto più velocemente per esempio il tempo ha dei, un valore molto diverso nel piano astrale in cui sogniamo 5 minuti possono sembrarci delle ore capite è molto interessante Allora, Valeria Di Paolo mi chiede una cosa che abbiamo già spiegato. Qual è la differenza tra viaggio astrale e sogni? Nei sogni, chiamiamoli banali, la nostra coscienza rimane all'interno del nostro corpo fisico e del nostro cervello fisico. Questo tipo di sogni avvengono solo in un palcoscenico interiore creato dal nostro cervello. In un viaggio astrale, la nostra coscienza si sposta all'interno del nostro corpo astrale o corpo emotivo è la stessa cosa e ci spostiamo in uno spazio astrale in cui possiamo entrare in contatto con entità diverse da noi che non sono dentro il nostro cervello capite perfetto benissimo tutto chiaro fino a qua che ora si è fatta le 10 e 10, l'ora in cui cominciamo a parlare di un altro piano, il piano mentale, che è il piano ancora più sottile del piano astrale o emotivo. Ciao Mia, ciao Lorena, ciao Valeria, ciao Lara, ciao a tutti. Allora, nel piano mentale, noi cominciamo a esplorare un centro di coscienza più sottile del nostro corpo astrale, ovvero il corpo mentale, che a volte chiamiamo la mente. Per gli psicologi occidentali, la mente non è altro che il prodotto dell'attività bioelettrica del cervello. Una volta che il nostro cervello è rotto, per via di un ictus per esempio, o moriamo, la mente non esiste più per gli psicologi occidentali. Per gli psicologi esoterici come me la faccenda è un po' differente. Come spiegarla? Io di solito, ciao Avalor, faccio l'esempio della televisione. Immaginate di tornare bambini e di avere tre anni e di guardare per la prima volta i cartoni animati nella tele nel televisore di casa vostra. In quel momento probabilmente immaginate che i cartoni animati siano solo dentro il vostro televisore. E che una volta spento il televisore i cartoni animati scompaiono, non ci sono più. Poi però passa del tempo e cominciate ad andare a casa dei vostri amici e vi rendete conto che i cartoni animati gli stessi sono anche dentro ai loro televisori, non solo se dentro al vostro. Nel tempo diventate più grandi e capite che i cartoni animati e in generale le trasmissioni televisive non sono solo dentro i televisori, ma sono anche in uno spazio esterno ai televisori, in un campo elettromagnetico diffuso molto al di là delle televisioni dei televisori. Capite? Perfetto. In un certo senso, allora, possiamo comprendere che il cervello è un po' il televisore della nostra mente o del nostro corpo mentale. Capite? Questo cosa significa? Che è vero che se noi rompiamo il nostro televisore, per esempio con un ictus, non riusciamo più a elaborare i nostri pensieri qui nel piano fisico e... Pronunciarli attraverso il linguaggio, attraverso le parole, siamo bloccati a questo livello, ma i nostri pensieri continuano a esistere nel nostro corpo mentale, al di là dei limiti del nostro cervello fisico. Fenomeni come la telepatia, per esempio, sarebbero impossibili in un mondo fatto solo di entità separate e di cervelli separati tra loro. Ciao Luigia. Invece, la telepatia è addirittura inevitabile in un universo popolato da menti estese, cioè da corpi mentali, da centri di coscienza mentali che si espandono molto al di là dei limiti del nostro cervello fisico. Capite? Avalor Lori ci parla di forme pensiero. Infatti. Noi creiamo costantemente attraverso i corpi mentali e anche i corpi emotivi delle forme pensiero. Più precisamente le creiamo con la nostra mente estesa e diamo loro energia attraverso le energie del corpo emotivo. Li carichiamo di energia emotiva. Queste forme pensiero possono essere individuali, solo nostre, solo create da noi, individui singoli, oppure collettive, create da tanti individui diversi, che danno loro una maggiore forza, una maggiore energia. Ciao Enrico. Ciao Amalia. Ciao Mariella. Ciao a tutti. Queste forme pensiero collettive. Sono estremamente importanti. Perché? Perché noi ci colleghiamo a delle forme pensiero collettive, che possono essere di tipo politico, di tipo religioso, a delle forme pensiero di Gesù, della Madonna, di Buddha, di Krishna, di qualche maestro esoterico che noi consideriamo molto, come il tibetano, come Saint Germain, di cosiddetti angeli, eccetera, eccetera, eccetera. Queste entità a cui ci colleghiamo non sono le vere entità, non sono il vero Gesù Cristo, la vera Madonna, il vero Krishna, eccetera, eccetera, eccetera. Sono delle loro controfigure create dalla devozione collettiva di milioni e di milioni di persone come noi. Se noi siamo devoti a quel leader, Religioso, per esempio, è facile che entriamo in connessione con queste forme pensiero collettive, dette anche egregore. Attenzione a non confondere, giustamente sono le egregore le forme pensiero collettive, non confondere queste forme pensiero con le vere entità. Generalmente noi entriamo in contatto con queste forme pensiero collettive, non c'è niente di male, sono forme pensiero collettive generalmente benevole, ma non ci danno dei messaggi particolarmente innovativi. Mm? Ci riciclano tutta una serie di pensieri di luce, di amore, benevoli, che ci fanno anche stare bene ma che non sono niente di nuovo rispetto a ciò che possiamo eh, leggere in tanti libri, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Sono delle entità collettive che noi creiamo telepaticamente sul piano astrale e mentale. Perfetto. Detto questo, è molto importante che ne prendiamo consapevolezza. Per comprendere che spesso le nostre idee individuali i nostri pensieri individuali le nostre convinzioni mentali individuali non sono proprio nostre nate da dentro di noi ma sono veicolate dall'ambiente mentale in cui noi ci troviamo l'ambiente mentale della nostra famiglia l'ambiente mentale della nostra società, l'ambiente mentale della nostra nazione, della comunità europea, dell'umanità in generale, eccetera. La nostra mente individuale è un po' come una spugna che si trova dentro un oceano mentale e si imbeve di quell'acqua, di quella sostanza mentale in cui si trova. Capite? Perfetto. Benissimo. Allora, a questo punto, dobbiamo pensare anche a questo, il nostro ambiente mentale, il nostro oceano mentale da cui assorbiamo è pulito o inquinato? Questa è una buona domanda. Perché è una buona domanda? Perché possiamo immaginare anche la risposta. È probabile, è probabile che sia piuttosto inquinato. D'altronde, il nostro ambiente fisico, è pulito o inquinato? Naturalmente inquinato da chi? Da noi. È probabile che noi esseri umani, come inquiniamo il nostro ambiente fisico, così inquiniamo anche il nostro ambiente emotivo e il nostro ambiente mentale in cui ci troviamo. Quindi, una delle nostre esperienze evolutive che vi invito a fare è quella di diventare gradualmente meno sensibili e meno mh, permeabili in senso orizzontale e più ricettivi in senso verticale dall'alto verso il basso. Come si può fare? Attraverso la meditazione. Vi faccio questo esempio pratico. Immaginate un lago, anzi un laghetto stagnante, d'accordo? In questo laghetto stagnante c'è dell'acqua inquinata e quindi ci sono più che altro insetti, eh, acque maleodoranti, eccetera. Però gradualmente c'è un ruscello di montagna pulito che entra in questo laghetto stagnante e ne esce più in basso e gradualmente comincia a portare via un po' di sporcizia. All'inizio non succede niente, ma dopo una settimana, due settimane, un mese, un anno, questo laghetto viene completamente ripulito dalla corrente del ruscello di montagna che viene dall'alto. Ecco la stessa cosa. Noi possiamo fare attraverso la meditazione fatta tutti i giorni. Possiamo cominciare a ripulire il nostro spazio mentale ed emotivo interiore, i nostri stati d'animo, i nostri pensieri, da tutto ciò che è inquinamento. In che modo? Vi do una piccola meditazione giornaliera in modo da diventare gradualmente più ricettivi dalle energie superiori che adesso considereremo. Anche questa può essere una lezione per casa utile. Allora, basta mettersi seduti in posizione di meditazione, quella che preferite, chiudere gli occhi e cominciare a pronunciare l'Om dentro di noi, silenziosamente, non a parole. Cominciare l'om per un po' e cominciare a sentire la nostra presenza, a sentirci posizionati in un centro che è chiamato il centro del cuore tra le scapole. Ok? Nel centro del cuore tra le scapole, cominciamo a sentire dentro di noi queste parole silenziosamente. Io sono il sé, io sono luce, io sono amore, io sono volontà. D'accordo? Perfetto. E poi ripetiamo ancora om dentro di noi. Questo per dieci minuti. Questo è un modo per cui cominciamo con dieci minuti di meditazione a ripulire il nostro spazio interiore. Adesso... Se abbiamo ancora qualche minuto, spiegherò anche cose, in cosa consistono questi tre, queste tre parole, luce, amore e volontà. Che significato hanno? Perché hanno un significato esoterico profondo che esploreremo maggiormente magari la volta prossima. D'accordo? Allora, Lorena mi chiede un consiglio di lettura per chi è all'inizio, per iniziare a crescere spiritualmente. Mi piace sentire di tutto, ma non riesco a scegliere l'argomento da dove posso iniziare. Allora, ti suggerisco per approfondire questi argomenti, intanto il mio libro La via per Shambhala che trovi nel sito trovi in questo sito, nella pagina dei libri. Alla pagina dei libri di questo sito, trovi come ordinare la via per Sciamballa. Dopo, se vuoi, una volta che hai cominciato a leggerlo, ne possiamo anche parlare un po' insieme. Ti lascio, lascio a tutti voi il mio numero di telefono perché, nel caso che vogliate cominciare a leggere la Via per Shambhala, per cominciare a impratichirvi maggiormente di questi argomenti, la Via per Shambhala è un po' una guida per l'inizio del percorso spirituale, all'inizio basato sulle mie esperienze. Nel tempo, nel, leggendo il libro, ci si rende conto come queste esperienze individuali servono perché sono abbastanza comuni a tutti noi quando cominciamo a calcare consapevolmente il percorso spirituale. E quindi potete probabilmente trovare una corrispondenza tra le vostre esperienze e quelle che troverete scritte nel libro. Vi lascio comunque il mio numero di telefono. Perché, se nel, leggendo il libro trovate delle cose che volete approfondire, potete chiamarmi. Idem, se volete chiedermi l'amicizia su Facebook, poi vi inserisco nel gruppo Facebook Nuova Psicologia di Sintesi, in cui potete trovare tanto materiale gratuito di approfondimento. Bene, adesso arriviamo all'ultima parte della serata, in cui. Perché è bene che non siano troppo lunghe queste serate, è bene piuttosto che riprendiamo l'argomento una volta prossima, in cui vi spiego brevissimamente cosa significa luce, amore e volontà. Allora, intanto vi mostro questo schemino. Vedete che nel corpo, nella zona mentale, nel piano mentale, il piano mentale è diviso in due parti. C'è il piano mentale inferiore, che fa ancora parte della nostra personalità. E poi nella parte superiore trovate un centro di coscienza nuovo, chiamato corpo causale. Il corpo causale lo ne parleremo meglio la volta prossima, ma tanto per darvi un segnale, un piccolo un piccolo indizio è il centro di coscienza più basso del sé superiore. La prima il primo segnale di coscienza di gruppo all'interno del nostro mondo interiore. Infatti, l'anima è coscienza di gruppo, come la personalità è coscienza individuale. Quando cominciamo a sentire un contatto col corpo causale, quindi con la coscienza di gruppo, iniziamo a entrare in contatto con queste tre energie del sé superiore ovvero luce, amore e volontà, quelle che vi consigliavo di usare come mantra all'interno di questa meditazione che vi ho proposto prima. Allora, il principio luce corrisponde alla corrispondenza superiore della nostra mente inferiore, ovvero come la nostra mente inferiore riesce a vedere solo un punto di vista alla volta, il nostro punto di vista, per cui noi riteniamo di avere sempre più ragione degli altri, me compreso, lo ammetto e lo dichiaro pubblicamente, quando entriamo in contatto col principio luce, ovvero comprensione, cominciamo a percepire tutti i punti di vista contemporaneamente e non li consideriamo più contrapposti al nostro punto di vista. E quindi, come dei nemici da contrastare, ma come dei punti di vista complementari al nostro. Se io sono uomo, comincio a sentire il punto di vista delle donne come complementare al mio e le ringrazio perché mi mostrano degli aspetti dell'esistenza che come io, come uomo, non riesco a vedere. Capite? Se io sono cristiano, Ecco che il punto di vista di ebrei, islamici, buddisti, induisti non è contrapposto al mio, ma mi mostrano degli aspetti differenti della comprensione del divino, che io come cristiano non vedevo. Idem nella politica. Se io sono comunista, o sono imperialista, o sono liberale, eccetera, eccetera, vedo nei punti di vista degli altri. Delle, degli aspetti, delle visioni della realtà che completano la mia, che mi aiutano a vedere i limiti del mio modo di pensare. Capite? Ecco, questo cominciamo ad accedere a questo stato di coscienza quando entriamo in contatto col principio luce. Poi c'è il principio amore. Che è la corrispondenza superiore del sentimento del nostro corpo emotivo. Il sentimento del corpo emotivo, che chiamiamo amore, sarebbe più corretto chiamarlo attaccamento. Ed è un, un amore personale condizionato: ovvero, io amo alcune persone, alcune cose, alcune situazioni e non ne amo delle altre. Io amo Luca. Io amo Samantha, ma non amo Francesco, non amo Anna, non amo Lucia. Capite? È un amore personale e condizionato. Personale perché amo alcune persone, alcune cose non ne amo delle altre. Condizionato perché è un amore se, io ti amo se. C'è sempre una condizione. Per esempio, la reciprocità: io ti amo se anche tu mi ami, oppure io ti amo se tu mi rispetti. Oppure io ti amo, o mi piaci se preferisci, se preferisci la mia compagnia a quella di altre persone. Oppure se ti comporti bene con me. Capite? Tutta una serie di condizioni. Invece, l'amore dell'anima, l'amore del sé, l'amore con la maiuscola, è impersonale e incondizionato. Ovvero io amo tutto ciò che esiste per il solo fatto che esiste. E senza condizioni, io ti amo anche se. Io ti amo anche se tu non mi ami. Io ti amo anche se tu non mi rispetti. Io mi, ti amo anche se tu mi odi. È il principio secondo cui Gesù Cristo diceva, tu devi amare anche i tuoi nemici. Ecco, questo è importante ma va capito. Va capito molto bene perché altrimenti si entra nel masochismo. In altre parole, io non devo stare per forza insieme. A una persona che mi detesta, che mi tratta male e non devo passarci la vita, possiamo anche comprendere, posso anche io comprendere da solo, che non ho un percorso in comune con quest'altra persona. Quindi mi dissocio e prendo una direzione differente dalla sua e magari non lo vedrò più per tutto il resto della mia vita, però comprendo questo senza rancore, senza odio, senza un legame controproducente con questa persona, perché ricordiamoci sempre che se io con un'altra persona ho dell'odio, del risentimento, del rancore, c'è un legame con quest'altra persona che mi fa del male, che fa del male prima di tutto a me stesso. Quindi, piuttosto che rimanere insieme a una persona con cui non sto bene, mi separo. E proprio perché mi separo non coltivo sentimenti di rancore e odio, mi separo senza rancore, comprendendo semplicemente che abbiamo due percorsi differenti. Capite? Perfetto. Poi ci torneremo sopra le volte prossime, ma intanto cominciamo a elaborare questo concetto. Possiamo amare di amore impersonale altre persone, anche molto differenti da noi. E che hanno comportamenti che non approviamo, però capendo che abbiamo percorsi differenti. Teresa mi dice, durante tutta la meditazione con dobbiamo continuare a ripetere questo mantra, non necessariamente durante tutta la meditazione, possiamo semplicemente usarlo come un inizio della meditazione. Io sono luce. Io sono il sé, io sono luce, io sono amore, io sono volontà. Poi possiamo lasciarlo andare se sentiamo che non ci serve più e possiamo ritornarci se sentiamo che è utile continuare a ripeterlo dentro di noi. La cosa importante è ripeterlo con consapevolezza. Che lo diciamo una volta o tante volte, l'importante è la consapevolezza con cui lo diciamo. Perché? Una stessa frase può essere una, una, una frase di potere, delle parole di potere molto importanti, trasformative per noi, o può essere una frase che ripetiamo a filastrocca senza nessun significato. La differenza la fa la nostra focalizzazione interiore e la nostra consapevolezza. Ok? Benissimo. Ultima cosa per questa sera, poi vi lascio. La volontà. Ecco, a volte noi abbiamo la sensazione che una persona di grande volontà sia una persona che tira dritto per la sua strada, che non ascolta gli altri e che mh, non cambia mai idea. Una persona di grande carattere e grande volontà. Non è così. Il principio volontà è stato, principio divino volontà, è stato enunciato per la prima volta da Gesù con la frase sia fatta la tua volontà anziché la mia. Più spesso noi diciamo dentro di noi sia fatta la tua volontà se coincide con la mia. Nelle preghiere usiamo una sorta di eh, mercanteggiamento. Cosa voglio dire? Io sarò bravo, io sarò buono, mi comporterò bene e tu in cambio dammi salute, prosperità, amore, eccetera, eccetera. Perché non ci lasciamo del tutto andare a sia fatta la tua volontà, parlando al nostro sé superiore? Perché abbiamo la sensazione che... Non necessariamente ciò che è evolutivo per noi sia anche gradevole. A volte è così, nel senso che una cosa che può portare all'evoluzione di gruppo non è, non è sempre piacevole per la nostra personalità. Vi faccio un esempio estremo, quello di Nelson Mandela. Nelson Mandela nella sua vita ha fatto un percorso estremamente evolutivo e di grande utilità per tutta l'umanità contro eh, il razzismo, contro la segregazione razziale per l'integrazione tra bianchi e neri, ma l'ha fatto rimanendo in carcere diversi anni. In quei momenti la sua personalità non era certo felice, però dentro di sé, in qualche momento, se aveva il contatto col suo sé superiore, poteva provare la gioia interiore perché sentiva forse in quei momenti che era allineato con lo scopo che il suo sé aveva scelto per l'evoluzione collettiva per l'evoluzione di gruppo capite lui stava facendo qualcosa che avrebbe avuto una risonanza a livello mondiale ecco noi generalmente non dobbiamo avere un percorso così difficile come quello di Nelson Mandela, però è importante che cominciamo ad affidarci maggiormente al nostro sé superiore, alla sua volontà evolutiva per noi, sapendo che il suo obiettivo non è tanto la nostra felicità individuale, è il bene collettivo. Queste due cose non sempre sono allineate, ma a mano a mano che scegliamo di affidarci a questa volontà e ricerchiamo il bene collettivo, l'evoluzione di gruppo, scopriamo che riusciamo a essere felici più spesso. È un piccolo segreto che scopriamo nella nostra vita. Non è importante che ve lo dica io, è importante che ne facciate esperienza. Facciate esperienza che, più vi ci inoltriamo nel percorso evolutivo, attraverso questa esperienza, attraverso la guarigione delle nostre relazioni, anche con le persone intorno a noi, e quindi piano piano cominciamo a lavorare per il bene di gruppo, ecco sempre più spesso cominciamo a trovare una nuova serenità, perché sentiamo che la nostra vita comincia ad avere un significato. Ricordiamoci sempre che uno dei motivi della infelicità nella nostra vita è la mancanza di significato. Più entriamo nell'allineamento con la volontà del sé per il bene di gruppo, più la nostra vita acquista un significato e di conseguenza diventa una vita più soddisfacente, ma ci arriveremo per gradi e a questo punto io vi invito anche a una prossima serata che faremo un'altra domenica più avanti e vi, vi saprò dire naturalmente la data, ve la comunicheremo. Con Esploriamo i mondi spirituali, in cui approfondiremo maggiormente questi temi che abbiamo appena toccato, di questi centri di coscienza del sé superiore, luce, amore e volontà, e scopriremo meglio come sviluppare il contatto con questi centri di coscienza dentro di noi. Innanzitutto vi lascio con le lezioni per casa: relativo al piano astrale col diario dei sogni e relativi a luce amore volontà attraverso la breve meditazione che vi ho dato. E poi ci risentiamo piano piano la volta prossima per continuare il nostro viaggio nei mondi spirituali. D'accordo? Benissimo. Ora questa serata è terminata perché io ritengo che è bene non andare troppo oltre l'ora, perché altrimenti la nostra attenzione tende a calare. E ci vediamo prossimamente su questi schermi. D'accordo? Ciao Roberta, ciao Edoardo, ciao a tutti, ve lo scrivo anche qui. A presto, alla volta prossima, per Esploriamo i mondi spirituali. Tenetevi qualche domanda per la volta prossima, perché ci rivedremo e potrò rispondere alle vostre domande che magari emergeranno nella vostra mente da adesso alla prossima volta. Se emergono delle domande su quello che ho detto questa sera, scrivetele nel vostro diario evolutivo e proponetemele via chat la volta prossima. Vi ricordo sempre anche il mio libro La Via per Shambhala. Che potete ordinare dal mio sito sintesi.com. Chiedetemi pure l'amicizia su Facebook e rimaniamo in contatto. Intanto, buona serata, alla volta prossima! Ciao a tutti, buonanotte, a presto! Teresa, come faccio a sapere quando ci sarai ancora? Perché faremo un post sia di, su, per il prossimo evento, sia su Focus, sia sul mio eh, gruppo Facebook Nuova Psicologia di Sintesi. Quindi chiedimi l'amicizia e io ti inserisco nel gruppo Nuova Psicologia di Sintesi in modo che non vi perderete le prossime, eh, i prossimi eventi, le prossime conferenze. D'accordo? che mettemi in amicizia e vi inserisco in nuova psicologia di sintesi e rimaniamo in contatto. Ciao! Buona serata! Ciao, ciao, ciao! Ciao a tutti! Termino il video! Ciao Irene! Ciao a te! A presto! Ciao, ciao, ciao!